Non c'è il 2 senza il 3, come avevo promesso, ecco il terzo video della giornata. Allora, questo video volevo farlo perché merita veramente una nota di plauso questa azienda che ho scoperto proprio per caso, come faccio sempre, no? Io alla sera, quando ho finito la giornata, dopo che io e Riccardo abbiamo visto il film, io generalmente verso le 10, 10 e mezza vengo a letto, mi metto lì col mio cellulare. E faccio il segugio dei profumi, cerco le nuove fragranze, fragranze vecchie, cerco dei vintage, cerco anche profumi magari su una nota che mi piace in questo particolare periodo e vado proprio a scovarmi delle cose che francamente non conoscevo. Allora, questa azienda che è sconosciuta ai più, purtroppo devo dire, perché poi quando ne ho parlato nel mio gruppo Facebook, che come sempre, come sempre vi invito a iscrivervi, che si chiama sempre Profumi Balocchi. Sono rimaste un po' basite le mie amiche perché, a parte la bellezza del packaging, sono profumi low cost, più o meno generalmente. Qui scatta il secondo mollettino per fermare il ciuffo. Ecco qui, così finiamo la giornata in bellezza. Con i capelli più o meno raccolti, e se ne siamo rimaste tutte basite e piacevolmente sorprese da questi profumi che, oltre a essere buoni, perché poi ovviamente c'è stato l'acquisto, no? Belli da vedere, bello il packaging, il prezzo è ottimo e io non potevo esibermi da fare un video per parlarvi di questa meravigliosa brand. Allora, ve ne parlo prima un pochino, sono andata a cercarmi il sito. Questa brand si chiama, vi faccio vedere una boccetta delle due fragranze che ho ordinato, si chiama Farmacia del Cinghiale, guardate che meraviglia. È questa scatola di latta tubolare con dentro la fragranza. Io ne ho ordinate due, indovinate cosa ho ordinato? Esatto, il gelsomino e la tuberosa. Ci sono tante fragranze con nomi anche particolari, Lucrezia de' Medici, Terra di Lì Toscana, perché comunque è una farmacia antica, un'erboristeria, penso, di Firenze dal 1752 e si trova in pieno centro a Firenze. Non riesco a trovare l'indirizzo, ma poi qui sotto nell'info box vi scrivo tutti i dati perché veramente vale la pena scoprire questa azienda che fa anche prodotti di cosmetica bio, oltre alle fragranze, antica profumeria fiorentina, linee cosmetiche personalizzate, fragranze della casa, insomma. Non poteva che incuriosirmi questa brand, no? Ecco, si trova a Firenze in Piazza del Mercato Nuovo numero 4/5. Vi scrivo tutto sotto nell'info box. Si trova vicino a Santa Maria Novella a Firenze. Io Firenze non l'ho mai visitata, ma è un viaggio che ho in previsione da fare. Magari spero se tutto va bene, se tutto va a posto. Tra problemi familiari, salute, cose varie, a più presto, perché Firenze proprio non vedo l'ora di andarci. E adesso che ho anche questo motivo in più, questo incentivo in più, ci voglio andare al più presto. Adesso vado a cercarvi le note del primo profumo che vi descriverò. Allora, come vi dicevo, così gironzolando qua a letto, dopo la giornata passata, sono un po' in fissa anche con il gelsomino in questo periodo e volevo un altro gelsomino, non avendone già abbastanza, perché poi ho un altro gelsomino di cui vi parlerò, però non oggi, perché oggi tre video mi sembrano più che sufficienti. Così cerchiamo un altro gelsomino, magari low cost, perché comunque i soldi sono pochi, una balla e l'altra. Sono entrata in Amazon. E ho visto questa immagine che mi ha subito folgorata per la sua bellezza, no? Cioè, già il pack racconta tanto, no? È un pack che ricorda molto il vintage, molto old style,
Si vede poco, cioè si vede bene, ma è un po' confusa la scritta. Vediamo se riesco. Eccolo qui, Gelsomino in questa coroncina che ricorda veramente i profumi dell'Ottocento, no? E lì ho detto: devo informarmi meglio perché poi ho letto le ricette della antica farmacia del Cinghiale di Firenze del 1752. Eau de parfum al gelsomino. Poi c'era la foto, ovviamente, che mi ha ovviamente conquistata perché con questo bordino dorato di sopra ricorda proprio le boccette dei profumi della nonna. Ecco, questo è il gelsomino, è un 50 ml. Allora, ovviamente la mia curiosità mi ha spinta a cercare il sito di questa antica farmacia. E ci sono un sacco di fragranze. Oltre a queste due c'è Lucrezia dei Medici che mi attira tantissimo. Poi c'è la vaniglia, c'è la lavanda, c'è il patchouli, c'è il vetiver, c'è il sandalo, terra di Toscana. Ce ne sono una marea. Allora, su Amazon queste erano in offerta a 25 euro. Nel sito della farmacia del Cinghiale alcune sono in offerta a 25 euro, altre sono a prezzo pieno a 36 euro. Io per il momento mi sono fermata a queste due da 25 euro perché sono stati acquisti ovviamente del tutto al buio, no? Avevo già comprato un gelsomino qualche mese fa low cost, ma non mi è piaciuto, l'ho regalato subito. Questo gelsomino quando mi è arrivato io avevo già indossato ore prima il gelsomino di Acampora e mi era rimasta una leggerissima traccia, quindi ho detto gelsomino su gelsomino proviamo questo. E questo è un sogno di gelsomino, un sogno di gelsomino. I gelsomini nel pieno della loro fioritura, quelle siepi strapiene, colme che quasi cadono, dolce, succoso, quella leggerissima nota agrumata, saponoso. Questo gelsomino è veramente una scoperta meravigliosa. E poi la persistenza di questa fragranza che mi è durata tutto il giorno. Voi non potete capire, dovete provare, perché 25 euro di un profumo così fantastico, veramente. Io ho profumi al gelsomino, io amo il gelsomino, ma questo è uno dei più buoni gelsomini, veramente. Diverso dalla Camphora, diverso dall'Lush, diverso dai vari Gucci Bloom. È un gelsomino che mi ha fatta innamorare. Fresco, giovane, si può usare a qualsiasi età, in qualsiasi occasione, perché è anche elegante, anche raffinato. Non è impegnativo perché comunque il gelsomino è il gelsomino, insomma. E poi con questa confezione così deliziosa. Andiamo a leggere le note su Fragrantica perché ci sono. Nessuno però ha mai lasciato commenti, non è stato mai provato da nessuno perché vedo anche nelle note quei sorrisi, cuoricini. Probabilmente non so se sono nuovi questi profumi, però non lo so, non credo, non capisco. Allora, Gelsomino, le ricette dell'antica farmacia del Cinghiale. Viene indicato come unisex, io lo trovo più femminile che unisex, però se un uomo ama il gelsomino, ha questa sensazione di pulito, di fresco. Io mi immagino quest'estate, in una giornata calda, magari in compagnia di amici in campagna, lo indosserò e sono sicura che farò un figurone. Allora, gli accordi principali sono floreale bianco, animalico, dolce, verde, mielato, tuberosa. Floreale, giallo, floreale, quindi non sono mononote, non sono monofragranze.
Allora, il gelsomino, la ricetta dell'antica farmacia del cinghiale, è una fragranza del gruppo Unisex. Non c'è un naso di riferimento e neanche un anno di lancio sul mercato. Allora, nella testa troviamo il fiore d'arancio e note erbacee, e queste si sentono tutte. Quindi la nota dolce, un po' saponosa probabilmente, arriva dal fiore d'arancio. Le note di cuore sono gelsomino e ylang-ylang tuberosa, mentre le note di base sono miele e note animali. Quindi un gelsomino con la tuberosa, il fiore d'arancio e il miele, cosa volete di più dalla vita? Questo gelsomino è veramente uno dei miei top, mai più senza questo gelsomino, perché veramente... Cioè, non potete capire quanto è buono questa fragranza, questo gelsomino saponoso, mielato, fresco, dolce, adatto a ogni momento del giorno e della sera. Io lo porterò, penso, anche in autunno, perché questa nota dolce un po' mielosa mi piace, no? Anche in una giornata di pioggia come questa. Lo porterò sicuramente. E questo era il gelsomino. Adesso andiamo a cercare qualche nota sulla tuberosa. Eccoci qua. Allora, parliamo della tuberosa dell'antica farmacia del cinghiale. Stesso packaging. Il gelsomino ha la cornicetta bordeaux, che è questa. Invece la tuberosa ce l'ha un color blu-viola, per distinguerli, diciamo così. Io penso che acquisterò altre fragranze di questa azienda, perché adesso che l'ho scoperta dovrò anche scrivere per fare i complimenti, perché mi sono proprio invaghita, per non dire sempre innamorata, di questa fragranza. Questa è la tuberosa, stessa boccetta. Allora, la tuberosa cosa ci racconta? Viene da ridere perché scoprire l'oro quando cerchi altre cose, no? Quella che chiamano serendipity. Io magari cercavo dei profumini così da poco da usare anche per andare a dormire. Perché io, pur avendone tanti, mi dispiace usarli per stare in casa. E ho scoperto delle cose favolose, favolose. Questa tuberosa è una tuberosa che sa di retro, ricorda un po' i profumi retro. Anche lei ha questa nota saponosa, fresca, dolce, ma non è una dolcezza opprimente come sono molte tuberose super opulente, super maestose, che io adoro follemente, come adoro anche questo tipo di tuberosa fresca, innocente, una tuberosa in purezza, adatta a tutte le età, anche questa anche per tutte le stagioni, sinceramente non sfigura. E poi già il fatto che riesco a sentirla mentre è nella sua scatola, per me vuol dire tanto. Allora, leggiamo su Fragrantica cosa dice di questa tuberosa. Anche questa non è una monofragranza. Allora, tuberosa, le antiche ricette dell'antica farmacia del cinghiale. Mi piace tantissimo questo nome perché mi ricorda veramente i profumi di una volta, quelli delle nonne, delle bisnonne, anche delle trisnonne. Allora, gli accordi principali sono verde, ambrata, floreale bianco, dolce, vanigliato, aromatico, lavanda, floreale giallo, speziato, caldo. Anche qui nessuno la conosce. La tuberosa è una fragranza del gruppo Unisex. Io continuo a considerarla femminile. Però so che molti uomini amano la tuberosa, quindi assolutamente consigliata. Allora, nelle note di testa troviamo note verdi, sedano, lavanda e note fruttate. Le note fruttate, sinceramente, non le sento, però sento la nota verde, che ci sta benissimo. Le note di cuore sono tuberose, ylang ylang e mughetto. Il mughetto si sente tantissimo, tantissimo, e sta benissimo accompagnato a questa tuberosa e a questo ylang ylang. Le note di base sono vaniglia, benzoino e balsamo del Tolù, quindi è una tuberosa di tutto rispetto,
io consiglio, straconsiglio, sono 50 ml di fragranza Eau de Parfum. Al momento si trovano tutti e due, sia il gelsomino che la tuberosa, in offerta a 25 euro, ma anche quando non saranno più in offerta e costeranno 36 euro, io le comprerò altre, perché la vaniglia ce l'ho qui. E poi mi voglio leggere le note degli altri, perché questa scoperta veramente sorprendente, magari se qualcuno di voi le conosce. Poi c'è anche un profumo che si chiama Dolcetto, e lì penso che sia non ho letto le note, penso che sia un gourmand, un dolcetto appunto versione fragranza. Quindi il mio video è breve, finisce qui. Allora, ecco, vi leggo un attimino cosa dice il retro della scatola. L'antica farmacia del Cinghiale è nata a Firenze, proprio nel cuore della città, rinascimentale, più di 3 secoli or sono. Da allora ha continuato a creare prodotti naturali per la conservazione della salute e della bellezza. Sono molto 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 felice di aver scoperto questa brand. Quindi, tuberosa, gelsomino, antica farmacia del Cinghiale di Firenze, di cui vi scrivo qua sotto. Volevo raddrizzare, ma non ce la posso fare. Ho fatto il contrario. Eccole qui, sono queste. Tuberosa e gelsomino. Vi scrivo l'indirizzo di questa farmacia, il sito internet, e andate a vedervi tutte le fragranze che vendono, che producono, e anche tutti gli altri prodotti di bellezza. Hanno qualcosa, mi sembra, anche di make-up. Quindi è con grande gioia che vi ho parlato di queste fragranze nuove, scoperte per caso, che mi hanno proprio rallegrata e riempito il cuore di felicità. Questi sono stati i miei 3 video di oggi. Dei prossimi profumi nuovi ve ne parlerò più avanti. Adesso mi devo concentrare sul prossimo giro Milano-Vigevano e di nuovo Moncucco. E vi auguro un'ottima settimana. Oggi siamo già mercoledì, il weekend si avvicina, quindi teniamo duro. Qui da me piove. Però era tanto che non pioveva, quindi la pioggia oggi è benvenuta. Spero di non avervi annoiati come sempre. Vi auguro una buona giornata. Vi aspetto sia qui che nel mio gruppo Facebook, che si chiama sempre Profumi e Balocchi, e vi auguro un'ottima giornata. Detto questo, per oggi è tutto da Antonella. Un grande bacione, ciao!